Per i martedì della natura ci troviamo presso il CUFA dei Carabinieri, il punto informazioni del CUFA dei Carabinieri, e quest'oggi l'oggetto che tratteremo sarà il Parco Letterario Pierpaolo Pasolini, quest'importante opera di recupero ambientale, sociale e culturale di un territorio e di una memoria che per tanti anni era stata abbandonata, maltrattata. Era una discarica a cielo aperto, un luogo che doveva diventare un oceanario per squali e delfini. Grazie all'impegno della Lipu è stato recuperato, è stata creata una grande oasi naturalistica all'interno. Il luogo della scomparsa di Pierpaolo Pasolini è diventato un grande parco letterario che accoglie eventi culturali, artistici e che quest'anno ha visto anche la presenza per la seconda volta di Patti Smith. Stiamo progettando altri eventi coinvolgendo la cittadinanza, attività teatrali, attività culturali e la cosa bella è la risposta della popolazione locale, ma anche di persone che vengono da tutto il mondo per ricordare il grande Pierpaolo Pasolini. Lui dice: questo illimitato mondo contadino, prenazionale e preindustriale, sopravvissuto fino a, po a solo pochi anni fa, che io rimpiango, non per nulla dimoro il più lungo possibile nei paesi del terzo mondo, dove esso sopravvive ancora, benché il terzo mondo stia anch'esso entrando nell'orbita del cosiddetto sviluppo. Gli uomini di questo universo non vivevano in un'età dell'oro, come non erano coinvolti se non formalmente con l'Italietta. Essi vivevano quella che Chilanti ha chiamato l'età del pane. Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari, ed era questo forse che rendeva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita, mentre è chiaro che i beni superflui rendono superflua la vita.